In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano, e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Povero Gesù, strattonato da una parte e dall'altra, da una parte i discepoli, il piccolo gruppo che lo segue fedele dalla Galilea, dall'altra parte il popolo, la folla numerosa, da una parte gli apostoli chiamati, gli eletti, dall'altra la gente di ogni giorno, quelli della strada, la periferia. Gesù cerca un luogo solitario per far riposare i suoi, per condividere con loro le fatiche pastorali. Ma oltre ci sono fatiche ancora più pressanti, le fatiche di chi non sa come sbarcare il lunario, dei malati, dei disperati. Dovunque si giri, Gesù incrocia scenari difficili. Ci sarebbe solo da chiudere gli occhi e scappar via. Ma Gesù ha verso tutti uno sguardo di compassione, compatire, patire con. Gesù abbraccia questa umanità, così come gli si presenta. Ma quello che l'addolora di più è la mancanza di pastori. Così cita l'Evangelista Marco: Gesù ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore. Non tanto dei poveri, ma di chi se ne occupa, non tanto dei malati, ma di chi se ne cura, non tanto dei disperati, ma di chi gli dà speranza, non tanto di chi piange, ma di chi raccoglie le lacrime. Di questo è preoccupato Gesù. Lui sa che l'umanità si regge sul prendersi cura gli uni degli altri. Occorrono pastori che curano il gregge, anche oggi, sapete. E non si tratta solo della mancanza di preti. Oggi mancano i padri. Sono loro i pastori del gregge, delle famiglie. Come recuperare famiglie e comunità quando mancano i padri? Ma cosa si può fare? Nel Vangelo Gesù l'ha un po' risolta così. Dice: si mise ad insegnar loro molte cose. Probabilmente questa è la strada: annunciare il regno, formare le coscienze, educare i giovani.